Io conoscevo Bomarzo da scritture e io pensavo che siamo qui, non sapevo che siamo a 100 chilometri. Lo dice anche lui, Tommaso Buzzi, voglio un po' di mostri come Bomarzo. Quindi ce l'aveva a due passi e era stato scoperto nel 56. Lui nel 57 compra la scatuola. Incontro con Bomarzo, tutto ci aspettavamo di vedere, meno che qualcosa di meraviglioso. Mi chi adore Bomarzo, on a été plusieurs fois. Questi giardini hanno tutti qualcosa in comune, perché sono collegati, si è di nuovo risvegliato il genius. Dormire ici, c'était génial. Mais pour certaines personnes, c'était trop difficile. Parce que de se voir fragmenté comme ça, en fait, ça soulève des choses profondes qui sont angoissantes. Il mio giardino da una parte è un ossequio a Bomarzo, quindi la necessità di portare il mito dentro una costruzione umana. Questi luoghi permettono di andare oltre, è lo stato alterato di coscienza che non avrai mai. Il futuro è molto più troppo grande perché io posso avere una influenza sul futuro. Quando siete nel sogno, qualsiasi situazione la vedi in mille sfaccettature. È tutto gioco. La filosofia è dans mon jardin. È un sogno che comprende più sogni, chiuso dentro una bottiglia e affidato alle onde del tempo. Le mot art, il arrive avec la Renaissance. Avant ça, on parle de poésie. Pour la musique, pour la peinture, pour la danse, pour la sculpture, tout ça est poésie. Come si fa a spiegare una situazione di questo genere? È difficilissimo.